Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, giorno... Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, video un po' diverso, un po' particolare, perché come avete letto dal titolo andremo a fare questo breve, non so quanto dura, tutorial su come fare il cappello di Lucifero di Azbin Hotel. Se avete visto già, se già mi seguite su Instagram, potete vedere che io già ho fatto Lucifero di Azbin Hotel con un cappello, ma quel cappello lo andremo a rifare, precisamente questo cappello. Come vedete l'ho usato altre volte in altre fiere, in altri set fotografici, in altri video, però non è che mi soddisfaceva più di tanto, principalmente per il fatto del serpentello che era molto sottile rispetto a quello che sarebbe dovuto essere, perché dovrebbe essere un serpente bello più cicciotto, più fatto diciamo, oltre al fatto anche che della corona del cappello, che come potete vedere ci sono alcuni dettagli un po' perché l'ho modificato, che era troppo piccolo, quindi la prima volta è uscito un po' così, quindi lo andremo a smontare per prendere le forme diciamo, quindi andremo a smontare questo cappello per poter prendere le forme e rifarlo in maniera fatta bene, più figa e più bella, con questo serpentone che ho trovato, poi vi farò vedere. Ho trovato questo bel serpentone, questo ce lo attacchiamo, però magari non con l'elastico, così ce lo attacchiamo in maniera più figa, più particolare. E quindi questo cappello gli diciamo addio in questo momento, perché cade a pezzi, perché lo andiamo a smontare tutto e rifarlo in maniera più bella, più figa possibilmente. Speriamo che questo video ci riesce. Vedete, il serpentello si stacca perché vi faccio vedere questo serpentello, essendo di gomma, con l'a caldo non attacca, vedete, questo è il lattice, gomma, non attacca con l'a caldo. Ho dovuto fare in questa maniera questo passante, che però se cade, già si è aperto, non regge più di tanto. Invece con l'altro serpente, che è fatto tipo in peluche, reggerà molto meglio, spero. Però andiamolo a vedere e a farlo insieme. Mo vi faccio vedere come si fa, come si fa, e io prenderò le misure, lo stampo da qua. Ovviamente voi piatevi le misure sulla testa vostra, mi raccomando, fate bene le misure con la parrucca, mi raccomando, non fate l'errore mio, che io la prima misura l'ho fatta senza parrucca, infatti senza parrucca era così, poi mi sono messo in testa e manco mi entrava, e quindi ho dovuto allargarlo quest'altro pezzo. Vedete tutti gli aggiusti, le cose in più che ho dovuto mettere, sto pezzo in più, perché all'inizio ho preso le misure solo sulla mia testa senza parrucca. Mi raccomando, prendete le misure con la parrucca. A dopo. Allora, purtroppo si è cancellato il video e vi spiego un po'. Ho preso la corona vecchia, l'ho ritagliata e l'ho ricoperta con il vecchio fommino del cinese luccicoso. Ho preso la forma del vecchio cappello e le ho ritagliate precise come erano, così per mantenere la stessa forma, e quella parte di sopra l'ho ricoperta con della stoffa luccicante, diciamo, della federa. E poi le altre parti, il teschio, forse lo metto, forse non lo metto, usando sempre la colla a caldo, la mitica colla a caldo. Quindi che ho fatto? Come ho detto, ho preso le varie forme, il vecchio cappello l'ho tagliato in tutte le parti e ho preso le varie forme per poter prendere le misure precise di come era il vecchio cappello, e quindi adesso sto incollando il serpente che ho comprato da AliExpress. Questo invece, essendo diversamente da quello di prima era in lattice, quindi sì, in gomma, lattice, gomma, si staccava sempre con la colla a caldo. Questo invece, essendo in tessuto, quindi di peluche tessuto, con la colla a caldo si reggerà molto molto meglio, non si staccherà sempre. Infatti sto prendendo le misure, vedete, lo sto incollando intorno
Infatti questo qua rende molto molto di più l'idea. Quindi come ho detto, ho preso le varie misure e ho ricoperto con la stoffa sia la stoffa rossa intorno che sotto, e anche intorno i bordi sempre con del nastro rosso. E invece questo serpente, come potete vedere, lo sto incollando, e adesso andrò a incollarci anche la corona che ho creato, prendendo di riferimento la vecchia corona. Questa volta invece l'ho voluta fare un po' più grande, quindi come forma l'ho ottenuto quasi la stessa, però utilizzando un foam, un materassino foam, ho preso la forma e l'ho ricoperta con il vecchio foamino luccicoso che c'avevo in originale, così per dargli la forma dorata e in 3D, diciamo. Quindi in questo caso, come potete vedere, ci ho attaccato tutto. Adesso ci attacco anche la corona, e la corona la metto un po' più a lato rispetto all'inizio, perché da come mi pare di averlo visto originariamente non sta proprio precisamente al centro, sta un po' a lato sta la corona. Quindi questa volta ce la decentro un po', diciamo, un po' decentrata apposta. E ci ho attaccato facendo con forza la colla a caldo in tutte e tre i pezzi della corona. Come potete vedere, dietro la colla a caldo comunque regge. Più la cosa importante, ragazzi, è che la colla a caldo più calda è, più è bollente, più esce liquida, diciamo, che è proprio ustionante, però più quando si raffredda regge meglio. Niente, raga, se utilizzate la colla a caldo deve essere proprio ustionante da ustioni. E vabbè, infatti ho dei calli esagerati sulle mani, però vabbè, questi sono dettagli, diciamo. Quindi come potete vedere sto incollando, tanto con l'aria condizionata in questo caso, oppure facendo, soffiando, usando un piccolo ventilatore, comunque si asciuga subito. Si asciuga, potete vedere, già si è asciugata la colla a caldo, e vedete si attacca, si regge bene. Come potete vedere, l'effetto già mi piace rispetto a prima, già ha un effetto più un po' più realistico, più 3D, diciamo. Mi piace molto di più, soprattutto sono orgoglioso di sto serpente, che questa volta è bello preciso e suo proprio. Ora ci incollerò anche, riesco ad incollare la corona, e incollerò anche la metà della mela. Quella metà della mela invece semplicemente l'ho semplicemente tolta dal vecchio cappello, l'ho ritagliata dal vecchio cappello e la sto reincollando semplicemente di nuovo qua su questo nuovo cappello, sempre al lato della corona. Come potete vedere si attacca molto bene, essendo che comunque c'ha già la base di sotto. E sono indeciso se mettere o no quel teschio. Probabilmente questa volta cercherò di essere più fedele all'originale. Col cappello cercherò di essere più fedele all'originale, quindi credo che non metterò il teschio. Alla metà che lo metto a destra o a sinistra, però no, forse non lo metto. Mi sa che questa volta resto più fedele all'originale non mettendolo. Qua sto decidendo se metterlo o non metterlo, ma alla fine cercherò di renderlo più fedele all'originale non mettendolo. Quindi ragazzi, come potete vedere, è giorno rispetto al video di poco fa dell'inizio, e purtroppo mentre stavo registrando la parte iniziale di questo cappello si è spento il telefono perché la batteria è morta, e tutte le due ore iniziali di questo cappello sono andate perse. Sto cercando di mantenere adesso ancora la calma, purtroppo. Quindi ho registrato nuovamente dopo che ho ricaricato il telefono, e l'ultima parte dove ho semplicemente attaccato le varie parti che ho dovuto rifare, eccolo qua, ora ve lo faccio vedere. Ecco, quindi allora provo a rispiegarvelo meglio. Ho preso il vecchio cappello, immaginate che cosa sia il vecchio cappello. Ho messo sopra i due pannolenci, perché sono due parti, come potete vedere ancora un po' si vede,
Però vabbè, essendo da dietro, essendo un cappello, non si vede per niente, diciamo. Quindi ho messo il vecchio cappello sopra, prendendo la forma della circonferenza. Poi dopo ho tagliato la parte interna, l'ho aperta e ho preso la forma sempre della parte del cilindro e la parte anche di dentro, di questa parte qua, ok? Poi dopodiché ho preso anche la parte di sopra, ho rivestito il pezzo del cilindro di sopra con questo tessuto, con questa federa, diciamo, un'altra federa. Mi piaceva molto la parte questa qua, la parte luccicante, così mi piaceva molto, quindi l'ho fatto. E ho sempre con la federa rossa invece l'ho messa sopra e gli ho dato la forma, ho ritagliato la forma precisa in maniera che uscisse con meno grinze possibili, e sempre con la grande colla a caldo ho riattaccato tutte le parti di qua, e col nastro rosso ci ho fatto una piccola striscia dentro, per magari così, ma mandava, mi piaceva. Poi da AliExpress invece, grande AliExpress, ho trovato il peluche del serpente, raga, è preciso, ci stanno di varie dimensioni e di vari colori. Calcolate che questa è la dimensione media, tipo un metro e mezzo più o meno, è questa è la dimensione media, stanno pure di 2 metri, 2 metri e mezzo, sempre con lo spessore sempre più grosso, però questo andava più che bene, e infatti ha fatto il doppio giro con la coda che spunta da dietro, ho voluto lasciare così che spuntava da dietro, e la testa così. Per la corona invece ho preso la forma della corona vecchia, che ho ritagliato sempre dalla parte dove stava, e l'ho fatto un poco più grande, mi piaceva farlo un po' più grande, la volevo fare in 3D. Di conseguenza ho preso un pezzo di foam del materassino, e l'ho messo dentro e l'ho ricoperto sempre col foamino, quello del cinese, brillucciposo, come potete vedere, con la colla a caldo l'ho rincollata, e quindi è uscita questa corona effetto 3D, diciamo. La mela è la stessa identica dell'altro cappello, l'ho semplicemente tagliata e rincollata di nuovo qua, e come avete visto nel video ho incollato i vari punti del serpente sul cappello, e credo che dovrebbe reggere molto di più, non essendo questo in tessuto tipo peluche, e non essendo come quell'altro in silicone, che il silicone con la colla a caldo non attacca. Quindi abbiamo scoperto, non so se lo sapevate, che il silicone, roba del silicone, di gomma, con la colla a caldo non attacca. Se lo volevate sapere, adesso lo sapete. E quindi lo proviamo ora. Calcolate che sto senza parrucca, però questa dovrebbe essere senza parrucca, e mi sta così. Con la parrucca invece mi sta proprio precisa, la parrucca va a fermare il tutto e resta così. Sì. Si può vedere, tanto poi comunque nei prossimi video a Ostia Comics mi vedrete con questo bel cappellone e la versione 2.0 di Lucifero, perché c'ho altri gadgettini che ho comprato, fatto. Mi vedrete nei prossimi video a Ostia Comics. E quindi, che dirvi, questo è il cappello 2.0 di Lucifero, che secondo me, raga, secondo me meglio non potevo uscire. Te posso dire, fatto tutto con materiali di scarto che avevo dall'altro cappello, perché ne avevo preso parecchio, quindi fatto tutto, come tutto questo cappello fatto con soli due pannolenci di quelli grossi, quelli doppi, due pannolenci, pezzo per pezzo, rifatto tutto da capo. Raga, secondo me meglio di così non poteva uscire, non so se si vede bene. Adesso vi metterò le immagini di quello vecchio e quello nuovo in sovrapprensione, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se è meglio quello vecchio o quello nuovo. Che ne dite, ragazzi? Cosa ne dite di queste due versioni di cappello? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi invece, ragazzi, ci vediamo, vi lascio con questo cappello messo, lo metto qua, il cappello, così si vede, no? Non si vede, lo metto qua sopra. Noi invece, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Se vi piacciono questi video, cercherò la prossima volta, se vorreste qualche altro video del genere, di fare bene con le video, perché questo è successo,
un imprevisto, e vabbè, può capitare ragazzi. Noi fatemi sapere nei commenti se vi interessano questi tipi di video con i whip, mentre faccio questi whip, creo queste cose. Noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, ciao cari!